L'importante è che sia gentile, non arrogante come il suo collega, no, perché... No, guardi, io non conosco l'operato dei miei colleghi, quindi... Beh, oddio, l'ha sentito, può anche non... Allora, mi scusi, okay, mi scusi. Sì, sì. Può anche non sapere l'operato dei suoi colleghi di Milano, quello sono d'accordo, ma non può dire che non sa l'operato del suo collega che era di fianco a lei, quando lei è stato molto gentile nei miei confronti e mi congratulo di questo. Perfetto. Quando gli è passato di fianco il suo collega ha sentito che come la tipologia di arroganza che ha avuto, però vabbè, magari non l'ha sentito, certo, va bene, ok, sentito. Va Posso bene, farci una sentito. Domanda? Allora, adesso lei è venuto qua per fare una gita, giusto? Sì. Ha appeso qualcosa fuori da una questura, da un ufficio di polizia, un cartello, un foglio, qualcosa? Semplicemente un bigliettino da visita, se vuole glielo Posso? Lascio. Posso certo. prendere uno? Certo, certo. Grazie tengo. Mille. Cos'è Quello che sarebbe lì? Questo? Ce l'ha uno smartphone, sì. Sì? Ok, se lei guarda questo... Questo sito qua, okay. di Telegram sì. no? o di Instagram, non guardi quello di YouTube perché ci sono i cloni, cioè okay. dobbiamo sistemarlo quello di YouTube. Adesso se lei guarda, però se guarda sempre su YouTube come Mauro Boscolo detto Bragadin, okay. quello è il sito ufficiale, Perfetto. Perché c'è quell'altro furbacchione che usava prima il canale di YouTube che vuole speculare su questa cosa. Invece Perfetto. La mia è una protesta, semplicemente una protesta civile, pacifica, contro il sistema. No profit. Ok. No, no, io considero il nemico che ha adottato questo diciamo, metodo, okay. mettiamolo così, metodo che io non condivido. Cioè questo metodo, lei in che senso metodo? Metodo, cioè, semplicemente, lei trova giusto dare multe di 300-400 euro a persone che magari come, per esempio... Ok, però se non glielo facevo io non se lo ricordavo. No, va bene. Che ha magari leggermente, come lei adesso un secondo fa che ce l'aveva sotto il naso, sì, vuol dire, può anche scivolare, certo. Scivolare. E i suoi colleghi, non proprio i suoi colleghi, ma i carabinieri sempre di Sondrio un secondo fa ha detto che è anche il sindaco di Tirano, perché io sto scendendo da Tirano, okay. perché l'ho fatto da furbo, sono arrivato fino in cima. Sì. Va bene così, buon viaggio, buone cose. Ma no, io volevo stare un po' con voi. No, con voi qui. No, io devo rientrare, se vuole venire... No, perché l'equazione è semplice, più tempo io sto con voi, meno tempo voi andate in giro a fare le multe. No. Non le fate? Noi purtroppo non ci spettano i giudicare o... Io ne do un altro, così glielo do anche al suo collega, che è gentile anche il suo collega. Grazie. Non glielo dia a quello aggressivo. Simpatico. Esatto, vede che va bene. Adesso stasera lei starà qua o scende? Non lo so, adesso vediamo un po' come mi gira. Perfetto, però ripeto, mi raccomando, visto che sì, mi la mascherina la tiene sì, su, sì, comunque... Beh, come gli ho detto al suo collega arrogante, se siamo a due metri, ok, certo. sarebbe un metro, poi io... Sì. Poi come fa il governo, il nemico, che io considero il nemico che cambia le regole ogni due minuti, certo. no? Una volta prima un metro, poi un metro e due centimetri, poi un metro e tre, due metri... Facciamo che saranno tre metri non da me... Purtroppo sa cos'è. Noi se facciamo tre metri posso anche stare così, voglio certo, dire. Non ci spetta giudicare... No, ma io... applichiamo quello che viene assolutamente ma io non cioè io non sono tra virgolette arrabbiato con lei o con i suoi colleghi, perché io vi capisco, perché siete mossi dal bastone della paura del nemico, perché voi state lavorando fondamentalmente, certo. ok, anche se io non ho amici con la divisa, ma questo è un altro discorso, ok, certo. Io vi capisco, perché se voi tra virgolette non fate le multe o non seguite quello che dice il nemico, di conseguenza c'è la possibilità di perdere il lavoro. Poi se perde il lavoro, il vero capo che ha a casa, cioè la moglie, fa un mazzo così. E poi dice, ok. E quindi di conseguenza siete strumentalizzati da... Non siamo strumentalizzati. È un po' come i burattini con i fili, un po' mossi... Non è così, la metafora dei burattini non è bella da dire. Mi scusi. Okay. Allora, mettiamola così, mi perdoni se ho usato la metafora che non gli è piaciuta. Diciamo che siete un po' mossi... causa forza maggiore, perché è il vostro lavoro, dal nemico... Questo è un suo punto di vista. Assolutamente, è il mio punto di vista, valgo per uno, per carità. Poi può essere condivisa o può non essere condivisa da lei, per carità, è solo una mia espressione, pacifica e quant'altro. Poi le ripeto, se vuole perquisirmi, vuole... Non ho i presupposti né i motivi per perquisirla. Va bene. Mi spiace che volete andare già via, perché io volevo... Abbiamo altre cose da fare adesso. Va bene. Buona giornata, grazie. E mi saluti il suo collega simpatico, ma non quello antipatico però. Va bene, grazie, buona giornata, grazie. Buon lavoro. Grazie.
Cavalier Cazzo.